pronti a spaccare un po' di culi con il nostro dottore super fico, bello incazzato, con la fiaschetta di acido purulento. Vai, ci gittiamo subito. Attenzione al signorino, lui è il dottore Zama, che imbraccia anche uno di quei fucilazzi a pompa, di quelli devastanti. Attenzione ai zombie, che sono ovunque. Cerchiamo di incontrarli. Per adesso la via è totalmente libera. Allora, qua c'è, vediamo, analizziamo un pochino. Oh, bene. Proviamo questa arma. Questa altra, anche la pistola. Oh, eccole qua. Ma andiamo subito con fucilazzo a pompa, perché, ecco, è devastante. Allora, ah, draghetti, attenzione draghetti. Questi, ricarica veloce. Ok. Vieni, vieni, vieni. Draghetto, guardate com'è stecchito, gli rimane la testina, poverino, gli rimane la testina. E questo è il non morto superiore, bello indottrinato dalla schifezza. Guardate com'è, tutta la lordura che addosso a lui emana un olezzo. E ci identificano questo tipo di olezzo anche attraverso questa roba qua, queste bollicine, no? Dai! E questo direi che è immune ai proiettili, quindi dobbiamo... Ah, è giusto, c'è anche scritto. Quindi significa che dobbiamo utilizzare la canonica mazza da cricket per sfondarci un pochino il culo. Mi pare anche giusto. Allora, vediamo qua dove arriviamo. C'è una porta. Vieni. Vai, venite ragazzi, venite! Dammi una granatina. Sentite che sound, poi sentite che sound da panico. Ah! Abbiamo un altro melee qua, che analizziamo subito. Diciamo che fa più male quello che ho adesso, quindi me lo tengo stretto, strettissimo. Venite ragazzi, ragazzi. No, la ranetta sparacido. E qua ci prendiamo anche un ottimo medikit. Non abbiamo bisogno. Guardate questi olezzosi. Addirittura i mini zombie con la mazza da cricket o un'eventuale mazza da baseball, che fa essenzialmente un pochettino più di danni. Ma allora, oh wow, un level up. Allora, ok, adesso un attimo che andiamo sul level up. Basta, 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 basta. Ok, andiamo sul level up. Possiamo aumentare un pochino di caratteristiche, mi pare anche giusto. Allora, la destrezza aumenta il danno. Questo il danno del melee. Questo la vita massima. Un po' di difesa e anche la massa muscolare di quelle proprio poderose. Ok. Un altro di questo e un altro di questo. Bene. Andiamo così. Adesso siamo più potenti. Ti sembra che lo siamo. Vediamo un po'. Guardali questi. Ah, questo è giusto. Questo bisogna devastarlo con ecco. Venite. Guardate che gioco. Guardate che gioco. Bam. E bam. E bam. Ci si diverte con poco. Woo. Yeah. Guarda lì. La ranetta anche. La ranetta. Che mi stanno inculando a sangue. Questo cazzo di spruzzo di merda. Allora, un po' di esperienza che mi pare anche giusto. E qua ci sono un po' di vivi. E qua ci dice delle cose. Ecco, che ci dice esattamente delle cacate. Devo trovare tipo un medikit. Ecco. Attenzione che ci sono anche le torrette, che sono devastanti. Sto soffrendo dolori amari nel cercare di schivare la ranetta. Venite, venite. Ah, le munizioni adesso non mi servono. Dammi un medikit. Un medikit. Ragazzi, dove siete finiti? Dove siete finiti? Guarda che faccia cattiva. Abbiamo anche il large medikit. Bene, da paura. Vai, vieni qua. Vieni, vieni. Attenzione a questi che sono dannosi. No, un altro sparamerda.
Neanche l'esplosione super peak gli ho fatto qualcosa, Guardatelo lì, bello, indottrinato da una slinguettata esterna proprio. È finita. Allora, abbiamo preso la via, addirittura con la katana adesso loro, Voglio una katana anche io adesso. Venite. Bam! Guardate questi! Che cazzo sono questi? Gli esserini di lava! Venite! Ma quella è un'arma di merda proprio! No, non la voglio! Bene! Questa è un'altra arma che posso farne a meno! Ok, munizioni complete! Mi sto facendo un bel giro. Ah, la scatolina del puffo lì, del burlone, che esplode brutalmente. Ah, mi piace. Vieni, livello 7. Venite ragazzi. Dai. Ok. Vediamo questo bastone. Il mio bastone spacca. Altro che. E invece la pistola non so. Oh, questo è uno shotgunino che fa meno danni, però dovrebbe sparare. No, ho più schifo. Allora, praticamente siamo giunti a un vicolo cieco. Abbiamo fatto tutta questa strada per ammazzare un po' di zombie. Ma ovviamente è importante per ottenere una stisa di esperienza, Allora, l'esperienza la si fa così il nostro personaggino diventa una bomba atomica, pronto a scatenare e allargire soprattutto un po' di distruzione e morte, che sono canoniche, ma sono anche... Guardate quanti! Allora, ci citiamo subito! La barra di vetro, no! Non faccio niente! Basta, Allora, scateniamo un po' di distruzione. Ah, bene, qua c'è una scaletta per andare verso il basso. Qua c'è un'altra via. Dobbiamo ripulire la zona, dai. Possiamo scendere. Scendi. C'è qualcuno qui? Ragazzi, dove siete? Oh, guarda quanta roba. Perché mi danno tutti questi medikit? C'è qualcosa di grande da affrontare, Di solito è sempre così. Ok, solito mostriciattoli di merda. Oh, i soliti draghetti. Guardate come corrono. Ok. Venite ragazzi, venite. No, questo. Ok. Medikit a palla. Oh cazzo! Cos'è sta roba? Oh mio Dio! Oh my God! Cos'è? Ah, però ci facciamo il culo lo stesso. Nonostante la difficoltà. Guardate la barra della vita. Spaventosa. Ecco cosa serviva a tutta questa vita, Non stava mica lì. Non stavano mica lì tutte queste cose per asciugare gli scogli. O per smacchiare i ghepardi. Cazzo. Vai. Ragazzo. Quanto cazzo di vita c'ha? Io fa? Guardalo! Dai, schiatta! So, basta! Ah, quello era super zama, No, le munizioni non servono se non questi merde qua. Allora, level up, andiamo subito con la destrezza, con la vitalità, perché sono importantissime. Allora, voglio fare danno a questa merda. Ok, c'è anche lo scudo nella parte superiore. Guardalo, perché è furbo. Guardalo. Il problema è che riuscire ad aggirarlo non è facile. Sono incastrato, vai che l'ho incastrato. Ricarica. Veloce. No. Vai. Che non mi prende più.
Beccati questa! 15.000 experience! Guardate che armazza super zama! Però io sono fedele al mio ottimo fucile a pompazze. Quindi direi che a questo punto possiamo passare. Andare. Ok. Ci sono altri stronzi. Ovunque. Dai, dai, dai. Ok, ok. E possiamo passare al livello inferiore. Ma così. E sarà tutto così. Ah, cambia anche un pochino la stanza. È un gioco che dovete provare, signori, perché fa letteralmente spaccare. Arriveremo all'inferiore, più inferiore possibile dell'inferiore, ma ti fa godere anche come un asino, nel caso, è specifico se si comprende il valore. Saluti!